Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi i libri fumetti che mi sono arrivati in questi giorni da parte delle case editrici. Stavo aspettando un po' a girare questo video perché in realtà attendevo un altro pacco che però nel frattempo non è arrivato, quindi speriamo non suoni in questo momento il corriere. O forse sì, dipende dai punti di vista. Prima però di mostrarvi che cosa mi è arrivato, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video oppure concedendovi un piccolo sfizio, un regalo, o su Pampling utilizzando il mio codice d'affiliata che trovate in descrizione di tutti i video. Avrete il 20% di sconto su ogni tipo di acquisto e una percentuale andrà a sostenere il canale, oppure potete prendervi qualsiasi cosa da Amazon attraverso uno dei miei link da affiliata. Grazie mille! Partiamo subito con una delle uscite più attese dell'anno, ebbene sì, non solo dell'estate, ma dell'anno. Io personalmente lo attendevo tantissimo. Sto parlando del Mare senza stelle di Erin Morgenstern. Edito Fazio Editore al prezzo di 18,50€, mi è arrivato all'interno di una box che ho aperto con voi su Instagram. Ve la faccio vedere velocemente perché è una delle box secondo me più belle realizzate a tema per un'uscita. La box si presenta come una vera e propria porta e all'interno ci sono un po' di gadget che hanno a che fare con la storia, come ad esempio un cocktail già pronto, delle caramelle al miele, tra l'altro buone, ne ho già mangiata una. C'è anche della salvia da bruciare e dei tarocchi che rappresentano alcuni dei personaggi della storia. Non sto a spiegarvi per quale motivo tutte queste cose sono collegate al libro, perché almeno per me è stato bello scoprirlo un poco alla volta. Il libro uscirà questo giovedì 16 luglio, uscirà anche la mia recensione, se non proprio il giorno dell'uscita, il giorno dopo. Perché infatti dal momento che settimana scorsa non ero a casa, ho iniziato a leggerlo tardi e quindi ancora non l'ho concluso, ma per il momento devo dire che mi sta piacendo molto. Il protagonista della storia è uno studente universitario che un giorno in biblioteca si imbatte in un libro misterioso. Inizia a sfogliarlo e sembra un po' una raccolta fantastica, se non che si imbatte in un episodio che è proprio accaduto a lui e quindi si chiede come sia possibile che un ricordo della sua infanzia sia lì nero su bianco in un libro che tra l'altro sembra antico. Ma questo è soltanto uno dei tanti misteri e enigmi. È una sorta di libro nel libro, ci sono degli spezzoni infatti anche del libro appunto che il protagonista ritrova, e come vi dicevo per adesso mi sta piacendo veramente tanto. Lo stile di quest'autrice penso che sia poetico, forse un po' troppo denso per quelli che sono i miei gusti, a volte sento che mi rallenta la lettura, però allo stesso tempo trovo affascinante il suo modo di narrare. Da Edizioni O mi è arrivato invece Le nevi dell'esilio, il secondo libro nella saga degli Otori, di Lian Earn, al prezzo di 16,50€. Ovviamente non vi racconto la trama di questo secondo libro perché è appunto un seguito. Si tratta di un romanzo, diciamo, fantasy ambientato in un Giappone feudale con richiami alla tradizione, alla cultura giapponesi, ma di fatto si tratta di un'opera di fantasia. Il primo capitolo mi aveva coinvolta tantissimo nella seconda parte, proprio per questo sembrare molto reale, molto autentico. Poi sapete, io adoro tantissimo il Giappone, però c'erano anche degli aspetti che non mi avevano convinta al 100%, come l'aspetto tra mille virgolette magico che non era stato approfondito ma solo accennato, e quindi ero molto curiosa di leggere anche il seguito per vedere se appunto le cose che non mi erano piaciute nel primo, nel secondo verranno sviluppate meglio, prenderanno appunto una piega che mi piacerà di più, diciamola così. Cosa superficialissima, me ne rendo conto, ma la copertina di questo secondo volume è bellissima, è un'opera d'arte, io mi incanto a guardarla. Gli amici di Sonda Edizioni mi hanno mandato invece un graphic novel, ovvero La vendetta di Gatto Killer. Il prezzo di questo fumetto è di 13,90€, si tratta di un fumetto tratto dalla serie di romanzi appunto su Gatto Killer. Io l'anno scorso, se vi ricordate, o se comunque siete nuovi e non lo sapete, avevo letto il diario di Gatto Killer, ne avevo fatto anche un video un po' diverso dal solito con i miei gattoni, con tutte letture, fumetti dedicati appunto al mondo felino. Ve lo lascio comunque nelle schede qua sotto in descrizione. Era stata una lettura molto divertente, simpatica, poi per chi ha un gatto o ha avuto un gatto
è ancora più divertente secondo me perché si colgono veramente le sfumature, quindi sono molto curiosa di leggere anche questo nuovo capitolo. Torniamo però di nuovo in Giappone con un libro che mi è stato inviato da Lindau, ovvero Le storie del negozio di bambole di Tsuhara Yasumi, edito a un prezzo di 21 euro. Si tratta di una raccolta di 6 storie che vede al centro appunto un negozio che non vende soltanto bambole ma è proprio specializzato nella riparazione di bambole, pupazzi eccetera. Non solo ci si focalizza appunto su magari la storia di alcune bambole tipiche, sul perché sono state fatte in un certo modo, da dove derivano, anche l'innovazione di certe bambole, si parla ad esempio quelle da compagnia, che appunto sembrano delle vere e proprie persone. Quando si raccontava questa parte mi sono impressionata un sacco. Comunque, a parte questa piccola cosa, ci si focalizza anche sul rapporto che hanno le persone appunto con questi oggetti, che cosa significano per loro, che cosa c'è dietro a questo legame che spesso è veramente speciale. Io ancora lo devo terminare, però per adesso mi sta piacendo molto. Dove sono arrivata io sta diventando leggermente creepy, quindi sono molto curiosa di vedere come finirà di svilupparsi la storia. Infine mi è arrivato un pacco da Star Comics. Innanzitutto mi hanno mandato l'official fan book di A Silent Voice, sapete che è uno dei miei manga preferiti di sempre. Il prezzo di copertina è di 5,90 euro, lo devo ovviamente ancora leggere, ma si tratta di un fumetto, una raccolta di contenuti dedicata proprio agli amanti di A Silent Voice. Se non sbaglio ci sono alcune copertine, alcune immagini che magari sono state mostrate per la prima volta su diversi settimanali, a mo' di presentazione appunto del fumetto. Le prime pagine sono tutte a colori, proprio dedicate appunto ai personaggi. Se non sbaglio c'è poi un'intervista all'autrice. Insomma, si tratta di una piccola chicca proprio dedicata agli amanti di questa storia, che io non smetterò mai abbastanza di consigliarvi. È una storia molto molto delicata ma fortissima nel raccontare sia il bullismo che diciamo l'handicap. Uno dei protagonisti è infatti un bullo che cerca, tra virgolette, di redimersi. Secondo me è molto interessante vedere una storia di bullismo dalla parte non solo della vittima ma anche del bullo stesso. L'altra protagonista è invece una ragazza sorda e quindi si entra anche nel merito delle difficoltà di questa ragazza nell'integrarsi a scuola e fra i suoi coetanei. Mi sono arrivati poi i primi 2 volumi di Utena in questa nuova edizione al prezzo di 9,95 euro, sono dei volumi belli corposi. Io ho sempre visto questa storia un po' come la Lady Oscar un po' più moderna, nel senso che anche in questo caso ci si trova davanti a una ragazza che indossa l'uniforme maschile, che è un po' il principe della situazione. Infatti, da quello che mi sembra di capire, la protagonista durante l'infanzia ha un incontro con un misterioso principe e questo incontro la segnerà così tanto da spingerla a iscriversi ad una determinata accademia. Il tratto è veramente molto molto raffinato, mi richiama tantissimo i manga degli anni 80-90. Sono veramente molto molto curiosa di leggere questa storia, anche perché ne so veramente pochissimo, quindi preparatevi perché presto ve ne parlerò. Infine abbiamo La processione funebre di K di Maki Kusumoto. Questo fumetto fa parte della collana Wasabi di Star Comics e ha un prezzo di copertina di 17,90 euro. Il complesso in cui sta per trasferirsi Miyaka è molto complesso, un po' barocco, ma non ci si aspettava che potesse nascondere dei misteri. Infatti il precedente inquilino è scomparso. Questa faccenda non è ben chiara, quindi si cercherà di far luce su questo evento e anche sul ruolo che hanno avuto, diciamo, i vicini in tutta questa faccenda. Una storia dalle premesse molto intriganti che in realtà mi incuriosisce di più per il tratto. È molto molto particolare, sicuramente a qualcuno di voi ricorderà qualcosa, probabilmente a Yazawa. Qua secondo me è sicuramente più evidente. Sono veramente molto molto curiosa di leggere questo fumetto, credo che sarà il primo che leggerò fra quelli che vi ho mostrato. E poi ovviamente vi farò sapere la mia, sia qua sul canale che su Instagram, dove ho preso a fare anche delle mini review, quindi
Se siete curiosi vi consiglio di seguirmi anche su Instagram, sono sempre cbistheway. Questi erano quindi gli ultimi arrivi da parte delle case editrici, ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti quale vi incuriosisce di più, se avete già letto qualche cosa. Spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!